Bene, buongiorno a tutti. Il mio compito, io non presenterò nessuna slide e il mio intervento sarà veramente molto molto breve. Il mio compito doveva essere quello di presentare i lavori di Sergio Stagnaro e Pier Mario Biava e quindi nella logica del mio intervento subito dopo doveva esserci appunto la presentazione di Sergio Stagnaro che purtroppo ha avuto una virosi e quindi di Pier Mario Biava. Con Pier Mario Biava io ormai collaboro da 15 anni nelle sue ricerche. Sergio Stagnaro lo conosco da alcuni anni e per certi versi tutti e due sono stati i miei maestri e il piccolo lavoro di presentazione che volevo fare è presentare come le ricerche di questi due scienziati italiani si connettono veramente in maniera mirabile. Allora, qua noi abbiamo a che fare con due grandi scienziati italiani. È importante che ci rendiamo conto di questo aspetto perché scienza non è un insieme di dogmi o un insieme di leggi. Scienza è un metodo specifico di indagine. Il grande scienziato non è quello che fa tante pubblicazioni scientifiche, ma quello che riesce ad avere delle intuizioni nuove e sperimentalmente dimostrare che queste intuizioni corrispondono ad una realtà. E direi che sia il dottor Sergio Stagnaro e il dottor Pier Mario Biava rientrano assolutamente in questa categoria di scienziati che hanno portato qualcosa di completamente nuovo. La medicina in questi ultimi anni si è sviluppata soprattutto nel senso dell'applicazione di linee guida, cioè i trial hanno permesso di tirar fuori delle linee guida e il medico normalmente applica queste linee guida. E questo ci va assolutamente bene perché queste linee guida sono valide, funzionano e noi siamo assolutamente a favore delle linee guida. Ma se rimaniamo nell'ambito di queste linee guida, diciamo, è difficile far grossi errori, ma le innovazioni non ci saranno mai. Sergio Stagnaro e Pier Mario Biava sono riusciti a portare delle innovazioni veramente importanti, ma delle innovazioni con delle ricadute cliniche veramente importanti, sia nell'ambito della prevenzione delle malattie croniche, perché il problema della medicina moderna in questo momento non sono tanto le malattie acute quanto le malattie croniche, quindi innovazioni nell'ambito della prevenzione primaria, della prevenzione secondaria e nell'ambito della terapia della maggior parte delle malattie croniche. Vi ripeto perché non è una cosa da poco. E l'opera di questi due scienziati italiani ha permesso di agire nella prevenzione primaria, nella prevenzione secondaria. Ed ecco qua siamo soprattutto con il lavoro di diagnosi e di terreno oncologico che la ricerca di Sergio Stagnaro ha permesso di fare in una fase addirittura precocissima. Grazie alle conoscenze di Sergio Stagnaro nell'ambito del microcircolo e nell'ambito della sostanza madre dei mitocondri. Quindi da una visione soprattutto imperniata sul genoma. Allora, quando è stato portato a termine il progetto Genoma, e quindi siamo all'inizio del 2000, tutti quanti pensavano, io ho vissuto questo periodo, si parla di 20 anni fa circa, che una volta che il progetto Genoma è stato portato a termine, cambierà completamente il volto della medicina. Potremo fare una diagnosi precoce di tutte le malattie e con metodi molto simili all'ingegneria genetica potremmo curare tutto. Io mi ricordo questo periodo qua e le speranze della fine degli anni 90 erano esattamente questo. Ebbene, questo non è assolutamente vero. Bisogna che ci rendiamo assolutamente conto. Sicuramente l'indagine del genoma, certi dati di rischio
possono essere dati, ma se noi vediamo i dati che vengono fuori, sono dati veramente poveri nel valutare veramente quali rischio della singola persona di sviluppare questa malattia. Perché? Perché le malattie da una parte sono legate a tantissimi geni. Per dire, nel cancro del colon ci sono 100 mutazioni che possono collaborare. Io sono gastroenterologo, quindi questo è uno degli argomenti per me importanti. Ci sono circa 100 mutazioni e le singole mutazioni danno un aumento di rischio nella persona che ha quella mutazione che è veramente ridicolo. Quindi da quella parte non si tira fuori assolutamente niente. Bisogna guardare ad altri livelli e questi sono i livelli in cui, su cui si sono occupati specificatamente il dottor Sergio Stagnaro e Pier Mario Biava. Da una parte Stagnaro ha portato l'attenzione sul microcircolo. Io dico che quello che il microcircolo, se le nostre cellule sono dei pesci, il microcircolo fa l'acqua in cui vivono questi pesci. Chi si occupa, vi racconterò fra poco che da un certo periodo, da un certo tempo mi occupo di acquari, la salute dei pesci dipende tantissimo dall'acqua dell'acquario. Il microcircolo, in un certo senso, è quello alla base del ricambio dell'acqua dell'acquario e della nutrizione che diamo ai pesci. La salute dei pesci dipende direttamente dall'acquario. Allo stesso modo, il microcircolo ha un'importanza fondamentale per la salute delle nostre cellule e per la predisposizione. Strettamente collegato al microcircolo è l'azione del mitocondrio. In un certo senso io dico che il mitocondrio fa da punto di contatto tra quello che è il microcircolo e quello che viene ad essere la regolazione dell'espressione genica che può trasmettersi per via trasmitotica e generazionale. La regolazione dell'espressione genica trasmissibile è l'epigenetica e questo è l'altro fulcro della nuova medicina e della nuova biologia. I medici biologi oramai non possono, cioè, se non vogliono fermarsi, non possono non conoscere microcircolo, mitocondri, epigenetica. Queste sono le chiavi del presente e del futuro della medicina. Su questo non ci sono dubbi. Allora, Burgio, nominato Burgio perché uno dei miei maestri dell'epigenetica, e per fortuna avremo anche una relazione sua fra molto poco, perché se non si entra in questi aspetti di microcircolo, mitocondrio, epigenetica, non si capisce nulla di fisiopatologia e non ci sarà mai la possibilità di fare un approccio veramente etiopatogenetico alle malattie croniche. Non dimentichiamo che al momento attuale la terapia delle malattie croniche, dei tumori, che si fonda oramai soprattutto su questi nuovi farmaci biologici, è una terapia che funziona, ma è una terapia molto grossolana, è una terapia della pallottola, è una terapia in cui noi non agiamo a livello della causa della malattia, ma agiamo a livello dell'effetto, nel senso che noi o blocchiamo quella via metabolica o uccidiamo quelle cellule. Ma questo è veramente un modo grossolano di operare, che funziona e continueremo a operare in questo modo finché non avremo grossi dati scientifici dell'altro. Ma se noi riusciamo a operare a livello di microcircolo, di mitocondri e di epigenoma, noi veramente facciamo una terapia causale. E tra l'altro abbiamo con questi strumenti, e vedremo che questi strumenti esistono, in parte ne ha già parlato Giorgio Terziani, che ringrazio per averci offerto questa occasione, noi possiamo agire nell'ambito di tutte le malattie croniche a livello etiopatogenetico, agendo a livello di mitocondrio, di microcircolo e di epigenoma.
Sergio Stagnaro, a cui rivolgo un saluto e un augurio di pronta guarigione, è stato il primo a presentare dei metodi semplici per fare una diagnosi precocissima di disfunzione del mitocondrio e di alterazione del microcircolo. Io ho cominciato a imparare queste sue tecniche e devo dire che sono veramente delle tecniche eccezionali, ma soprattutto eccezionali che noi non facciamo unicamente una diagnosi di rischio congenito, ma abbiamo la possibilità relativamente in poco tempo di cambiare completamente questo rischio. Quindi grazie professor Stagnaro che ci ha offerto delle possibilità veramente uniche, veramente impensabili, ancora pochissimo conosciute, ma che sono un'arma economica semplice e veramente eccezionale per vedere fin dall'inizio quelle che sono le alterazioni del microcircolo e dei mitocondri che inevitabilmente si ripercuoteranno a livello dell'epigenoma. Perché il gioco è questo, microcircolo, mitocondrio, epigenoma. Ebbene, con la terapia di Biava, che è la cosa che il metodo terapeutico che conosco molto meglio, di cui mi occupo da circa 15 anni, noi abbiamo la possibilità di agire direttamente sull'epigenoma. Quindi noi, con i sistemi di cui ha parlato adesso Terziani, possiamo agire su microcircolo e su mitocondrio, ma poi abbiamo la possibilità di agire direttamente a livello dell'epigenoma. Come? E qua è l'intuizione centrale di Biava. Se noi prendiamo i prodotti che regolano l'epigenoma nel momento in cui l'epigenoma è più attivo e li diamo nell'uomo adulto, abbiamo la possibilità, e qua vi dico questa parola che è una parola chiave, di riprogrammare l'epigenoma. Noi abbiamo la possibilità di fare come? Prendendo i prodotti già presenti in natura, quindi in questo senso è una terapia tra virgolette assolutamente naturale, un bruttissimo termine questo di cui si è abusato, ma si tratta di sostanze assolutamente fisiologiche, assolutamente presenti in natura. Noi le prendiamo dalle uova di pesce embrionato, ecco perché comincio ad avere una certa esperienza di pesci di acquario, perché i pesci sono sani, perché mi sto occupando di allevamento di pesciolini, in particolare di zebrafish adesso. Ecco, noi prendiamo queste uova embrionate, in queste uova embrionate in 72 ore, pensate, da un ozigote, un ovocita, noi in 72 ore abbiamo la possibilità di avere un pesciolino nuovo. Avviene in quelle 72 ore il miracolo della natura. Dall'uova, dall'ovocita e dallo spermatozoo si forma il pesciolino. Ma cosa avviene? Avviene, attenzione, un continuo rimaneggiamento epigenetico. Più correttamente ormai penso che, ma ne parlerà Burgio, sarebbe epigenetica genodinamica per certi versi, perché c'è una continua interazione fra sostanze nuove che si producono a livello del genoma, per cui c'è una continua modulazione, per cui continuamente si formano questi organi che saranno gli organi del pesciolino maturo. Ebbene, queste sostanze, questi peptidi, in più sono peptidi microRNA, sono molto simili a quelli dell'uomo. Dal punto di vista biochimico c'è una somiglianza superiore al 90%. Ebbene, cosa fanno queste sostanze qua? Io vi voglio dare solo due concetti, perché dopo saranno sicuramente spiegati meglio dal professor Biava. Questi sono i regolatori della vita. Allora, se voi pensate che le cellule tumorali in pratica non sono altro che delle cellule che si differenziano, cioè delle cellule che si comportano come cellule embrionali, sono cellule che escono dal network delle cellule adulte, dell'adulto, e quando dico cellule adulte intendo dire cellule differenziate, ma cominciano a avere dei comportamenti da cellule giovani. Ebbene, queste cellule, e questo è stato dimostrato in tutta una serie di lavori, risentono
risentono dall'azione di questi fattori di differenziazione presi nel momento in cui questi fattori sono assolutamente abbondanti, ovvero nel momento dell'embriogenesi e dell'organogenesi. E abbiamo visto che questi fattori hanno la possibilità di portare a maturazione anche le cellule tumorali, o a maturazione o all'apoptosi. Ma questo l'abbiamo anche visto dal punto di vista clinico, nel senso che un certo numero di epatocarcinomi sono o completamente scomparsi o ridotti o bloccati. E questo è un lavoro ancora del 2004 con Livraghi nell'epatocarcinoma. Questo è una realtà clinica, in questo caso si tratta di una terapia epigenetica del cancro in cui si utilizzano i fattori di differenziazione. Ma questi stessi fattori di differenziazione hanno la capacità di attivare le cellule staminali arrivando ad una rigenerazione dei tessuti, e anche questo è stato dimostrato, ed ecco l'azione nelle malattie neurodegenerative. Ma la cosa nuovissima di cui io mi sto occupando è che le possibilità vanno ancora oltre, perché questi fattori di differenziazione, che sono poi le molecole della vita, sono è il vero codice della vita, è il codice epigenetico, hanno la possibilità di fare una sorta di riprogrammazione dell'epigenoma, una sorta di riprogrammazione dell'epigenoma. Quindi io stiamo vedendo in queste ricerche che l'utilizzo può essere incredibilmente più vasto. E un campo nuovo di cui mi sto occupando, e con questo concludo, il professor Stagnaro, che saluto ancora una volta e auguro veramente una pronta guarigione, ci ha dato la possibilità di fare una diagnosi precocissima di rischio congenito del cancro e di tante altre malattie. Io comincio a vedere, e sono assolutamente agli inizi, di come utilizzando questi fattori di differenziazione si riesce in tempi estremamente brevi a togliere questo rischio congenito, proprio per questa logica della riprogrammazione epigenetica. Lavori scientifici importanti ancora non ci sono in questo senso, esistono questi lavori invece nella terapia del cancro avanzato, ed esistono questi lavori nell'ambito della rigenerazione cellulare, ma nell'ambito di quella che io chiamerei prevenzione causale delle malattie, perché questa è veramente una prevenzione causale delle malattie, io comincio a pensare che con le tecniche di Sergio Stagnaro noi abbiamo la possibilità di fare questa diagnosi precocissima o di terreno, e comincio a pensare che con questa impostazione epigenetica noi avremo veramente la possibilità di fare una prevenzione primaria nei tumori, una prevenzione secondaria e un'azione terapeutica all'inizio, ancora la nostra esperienza è nella malattia avanzata, l'esperienza clinica, ma io vedo il futuro proprio nella prevenzione primaria e nella prevenzione secondaria. Ecco, io adesso lascerei la parola al dottor Biava, che porterà avanti questo discorso, e ascoltate tutti quanti gli interventi, ma qua abbiamo con noi il maestro dell'epigenetica, uno dei miei maestri, pur essendo un po' più giovane di me, perché io sto veramente parlando dei miei maestri, Burgio, che vi parlerà come l'epigenoma è importante nell'etiopatogenesi delle neoplasie. Lascio la parola al dottor Biava.